E ben tutti ragazzi e bentornati qui oggi in un nuovo video di Zeta Raptor. Siamo sulla beta di Destiny 2 e oggi andremo a giocare competitiva. Competitiva in che senso? È la modalità ovviamente studiata da Bungie e praticamente è una modalità dove appunto i giocatori competono tra di loro e essenzialmente come modalità è un cerca e distruggi, qua viene chiamato detonazione sulla mappa Centro Città. E come sapete tutte le nuove attività PvP di Destiny 2 sono 4 contro 4. Io non l'ho ancora giocata e quindi adesso l'andrò a giocare penso da solo. E ho solamente giocato il PvP normale, però magari vi porterò anche qualche altro video in compagnia magari di amici. Sono curioso di provarla anche perché fino adesso ho giocato solo sull'altra mappa, perché la playlist delle partite veloci ha una mappa fissa e questa qua credo abbia un'altra mappa, spero non sia sempre la stessa. Credo che andrò a utilizzare non il sentinella, userò l'assaltatore con granata fulminante, barriera quella grande e come armi impulsi. Secondaria, qua il titano non c'ha molta scelta. Sono deciso tra cannoni portatili, ma non sono capace con i cannoni portatili. E come terziaria il fucile a pompa, perché il lanciagranate è inutile. Tu gli spari e non fa nulla. E quindi a questo punto usiamo il fucile a pompa. Detto questo, ci vediamo a inizio partita. Vediamo cosa ha da offrire questa modalità competitiva. Centro città, che dovrebbe essere quella che ho visto anche in altri video. E infatti è quella. Ok, quindi essendo un cerchio di distruggi, bisogna cercare di non morire. Aziona la carica o Ok, distruggi sei la in squadra attacco. alle. Praticamente questo è quello che succede nella beta. Ti manda in partita, sei da solo, il gioco vede che sei da solo e boom, e ti butta fuori. Difendi la carica o sconfiggi il nemico. Ok, ci siamo finalmente, siamo in partita e vediamo anche la gente perché la prima partita è andata un po' così. E allora, la modalità cerca di distruggermi, devo ricordare di non morire. O almeno di giocare safe. No, volevo appiccicarla sul muro. Cazzo, mi sparano da dietro. Ma se... Vabbè, ma quanti erano lì? Che ci hanno arato pesantemente. E vabbè, prima volta che gioco pure sta mappa, non è un gran problema. Dobbiamo cercare di stare più compatti, essendo una modalità a cerca e distruggi. Sì, ma non andate dove cazzo vi pare. Mamma mia, guarda come gliel'ho appiccicata. Guarda come cazzo l'ho messa. Buono. Buono. Allora, qui ho le pesanti. Cazzo. E me le pio io. No, ma dai, la granata muro da vuoto dietro. Però hanno attivato la bomba. La rianimazione disponibile nel RA8. Non ho idea di quanto sia il countdown della bomba, però. Quelli sono uccisi. È rimasta solo la bomba di Sinesca. Ah no, è rimasto anche il nostro amico lì. Bravo. Buono, buono. Avremmo vinto uguale. Senti quella puzza, è il nemico. Ma che cosa dici, Shax? Ok, ora difendi le cariche. Io andrei di là. Questa mappa non la conosco. Però noi stavamo lì prima. Non ci sono. No, eccolo. Buono. Lui è andato via. Mi sa che era da solo. Sì, era da solo. Quindi coprirei questa luce. Provo. Da qui non si vede. Però, allora, ci stanno le pesanti. Ok, hanno azionato l'altra carica. Tocca andare. E muori. Dai, disattiva. Buona, abbiamo vinto questo round, niente male. E siamo passati in vantaggio dopo un primo round veramente penoso. Stavolta attacchiamo. Io direi, dove vanno loro? Io direi di stare più compatti. Un po' come su Counter Strike. Allora, qui bisogna stare attenti. Io non li vedo. Avanzerei leggermente. Muori. Dai, dai, che sta sbilanciato. Buono. Allora, ce n'è un altro. Perfetto. Piazzo.
Madonna, ma ci mette troppo poco a piazzare. Vedo l'ora di vedere che cosa ci farà. E olè, tutti morti. Bello. Stavolta l'abbiamo devastati noi. Oh, qua secondo me ci mette troppo poco. No, siamo rimasti in tre. Ma che cazzo? Stiamo sempre compatti che siamo in tre solamente. Io li sento dall'altra parte. La nazionale dall'altra parte, infatti. Allora. Mi pio però ste pesanti. Cazzo, erano in due. Sta l'altro? Dai che ce la puoi fare. Avanza, avanza. Bello, grande. Comunque è figo come in basso a sinistra ti dica anche l'avversario quando attiva la ulti, che ulti attiva e se prende le munizioni da dove le prende. È molto utile. Ora io non conosco bene ancora le zone, ma a gioco inoltrato che conosci bene la mappa, sai da dove aspettartelo. Cazzo. Me ne sono trovato uno dietro e uno davanti. Che vedi, quello lì ha ottenuto carica per la pesante in negozio. Stanno sull'altra bomba. Allora, te mo te rianimamo. Adappia le pesanti. Che poi le chiamo pesanti solo perché sono viola. What? Ah, pure lui c'aveva il pompo. Niente, ci ho detto sfiga, poi vabbè, siamo in tre, non capisco perché non ci fa una cazzo di persona. Comunque il tizio lì ha la super. Ma ah, ti dice pure contro se hanno la super disponibile o meno. No, beh. Questa cosa va appacciata. Ah, no, vado dagli altri due. Buono, morto. C'aveva pure le pesanti. Ok, uno sta barricato là dentro. Solo 30 secondi. Ok, questo è morto. Fallo. Ok, ottimo, ottimo. Ok, due fatti. Vieni qua, Kiko. Resta solo un minuto. E muori, muori. Muori. Ne manca uno. Ed è morto. Sì. L'abbiamo fatto. Ho fatto una tripla sto round, grandi. E ho ottenuto un casco identico a quello che già ho. E vabbè. Pure se eravamo rimasti in tre, abbiamo vinto ugualmente. E non ho fatto poi più cagare. Ho fatto più danni di tutti però. La prossima partita probabilmente sarà insieme ad altri miei amici, quindi in compagnia ci faremo questo 4 contro 4. Quindi signori, io direi che il video può finire qui. Noi ci vediamo al prossimo video sul canale, qui da Raptor, tutto bella.